Il primo, che si vede il colore. No, io devo mettermi l'altro. Quello lì per il lavoro. Adesso vado a cambiare un nuovo look. Cioè, lo metti sotto. Perché adesso ci deve venire un ristorante, perché cazzo prendo, E vi faccio vedere il dopo. Questo è il dopo dei capelli. Ovviamente mi ha fatto i boccoli. Solo che sto registrando il giorno dopo, che è domenica. E alla fine, ovviamente non sono, diciamo, rimasti ancora. Poco, 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 ma comunque questo è il risultato. Mi sono fatta un po' un castano chiaro e scuro. Non so comunque se si vede, ma adesso vi faccio vedere così tramite. Vediamo. Vediamo se si vede. Sì, si vede. E questo colore qua. Comunque questo colore qua. Non ne potevo più di quell'altro colore perché era un caramello, castano caramello. E allora ho detto, dato che voglio provare a diventare scura come l'altra volta, però leggermente, non tanto. Infatti questo è il colore naturale, perché me l'ha fatto naturale, e niente, per cui questi sono i capelli. Direi che è quello che volevo io. Mi piacciono sia il colore, come l'ha fatto, perché proprio, cioè, vi metto una foto del prima e del dopo per farvi capire la differenza che stava, cioè, prima facevo schifo. Adesso un po' di miglioramento c'è. Non ho tagliato i capelli perché li voglio far crescere ancora più lunghi. E niente, per cui direi che mi piace. E secondo me è un po' scura. Secondo me sto bene, sinceramente. Volevo farmi bionda, solo che non lo so. Perché bionda era, secondo me. E allora, dato che mi sono un po' fatta consigliare dal parrucchiere, adesso so dove andare sempre dal parrucchiere, così almeno. Perché la prima volta ho fatto il taglio, la seconda volta ho fatto il colore, mi sto trovando bene, sono simpatici, bravissimi, delicati, per cui ormai sarò fissa lì. E niente, per cui questo risultato nel nuovo cambio look che mi piace e basta. Che poi non voglio spoilerare niente nella nuova camera. Non so, ok. E beh, non è che si vede il massimo. Vabbè, comunque. Questo è il risultato. Oh, si vede. Ok. Così si vede di più. Tanto vi metto il risultato del prima e del dopo. E niente. Comunque, vabbè. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ieri, che era sabato. Oggi è domenica. Comunque, vi faccio vedere gli acquisti da Action. E un negozio di dolci e basta. E poi metto altri vlog, però diversi, perché giustamente sto facendo dei vlog diversi, anche se è un po' difficile. Scusate, si sono spente le luci. Vabbè, e niente, vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, spaccio dei dolci, vi faccio vedere che cosa ho preso. C'erano le uova in promozione a 20%. Allora, lui ha preso questo qua del Milan.
che voleva questo qua del Milan. E io ho preso questo. Che adesso lo spacco. Di mercoledì. Mi ispirava e lo volevo prendere. In teoria avevo deciso che non volevo le uova, poi alla fine l'ho visto e non ho resistito, lo volevo prendere. Questo qua al latte. Poi abbiamo preso la tavoletta all'MM. Questo qua, all'MMS. Non riesco mai a pronunciare giusto. Poi abbiamo preso tavoletta tipo turca al cocco. L'ho provata, ma non sa di cocco, sa più di cioccolato. Pensavo molto più buono, invece niente. Poi ho preso queste qua per Pasqua per le mie colleghe, per cui questo non è mio. Ma se ti levi dalla luce, cicche per ovviamente ogni tanto per accendi luci per il lavoro, ogni tanto mi prendo un po' di cicche. Barretta, questa qua l'Oreo, questa è buonissima, la Milka. Questa ogni tanto li compro, non sempre. Questa invece ne ho presi 5. 5 perché le mie colleghe sono 5, ho pensato tutte 5 le mie colleghe per Pasqua. Per cui ho preso questi, i coniglietti per Pasqua della Linda. Poi ho preso questo che le volevo provare alla Fanta, le Mentos, spero che sono buone. Credo che non novità, allora le ho dovute provare. Poi ho preso un regalino per la mia collega che fa gli anni a marzo, allora dolce auguro della Linde. Dovrebbero essere 3 cioccolatini, credo. Poi ho preso un'altra confezione di cicca. Qua che sono buone, e poi queste che volevo provarle, il gusto fragola, dovrebbero essere buone. Questi qua che poi non mi ricordo se erano in promozione, e credo basta. Ovviamente si chiama ODS Store Italia, questo qua dove ho preso i dolci. Invece da Action ho preso le luci. Queste qua di Alexa con Wi-Fi Smart, che ovviamente ho già messo perché queste sono quelle vecchie e ne ho prese quasi tutte, poi vi farò vedere. Con lo gnomo, questo gnometto qua per il giardino, troppo carino. Poi ho preso gli spazzolini per la cucina, perché questi qua sono molto utili quando pulisci in cucina. Ho anche il bagno, che fai ad esempio gli angoli, questi qua per gli angoli va benissimo, poi vi farò vedere in un vlog la pulizia di come faccio io. E allora ho preso questi spazzolini qua da 40 centesimi, no, era 1 euro tutte e 4. Poi ho preso questi che io mi si stanno rompendo, loro ho preso questi qua, le spazzole per i capelli, perché poi lui me le ruba, e allora ho preso questi. Poi ho preso le luci per il giardino, questi qua a LED, quelli che si usano per il solare, e colorati, dato che ce li ho. Sì, sono più per Natale, ma chi se ne frega, almeno è più bello decorato, più diciamo più bello secondo me. E ho preso questi, e poi per finire questa qua che per pulire non mi ricordo cosa, però l'ha presa lui, fatta così. L'unica cosa che mi piace è lo gnometto, questo qua, troppo bello. Per il momento questi sono stati gli acquisti, ovviamente prenderò di sicuro altre 2 uova e poi vi farò vedere la sorpresa più avanti, sperando che riesco. E queste sono state le cose che ho comprato.
E niente. Comunque, questo vlog lo faccio durare poco, perché così almeno vedete tutti gli altri che sono molto diversi e non faccio un vlog lungo. E niente. Questo è il risultato. Detto questo, dato che voglio far durare pochi vlog e voglio farvi vedere ogni singolo vlog diverso, quello che faccio, ad esempio, questo è un vlog del cambio look, che però ci sono anche gli acquisti che ho fatto. Fatemi sapere se vi, cioè, come sto con questo colore, se stavo meglio prima o adesso. Per cui gli altri vlog che usciranno piano piano, non so se li avete già visti, perché io sono sempre indietro quando devo pubblicare i video, li registro, ma poi l'impegno tra lavoro, 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 alla fine non riesco mai a pubblicare, a montare i video. Per cui i video che vedete sono tutti sempre in ritardo. Scusate, ma non ci posso fare niente. Cioè, per chi capisce che chi lavora quasi tutto il giorno, dalla mattina alla sera, praticamente il tempo è come se non ce l'ha proprio per fare tutte le altre cose. Per cui questo è il risultato. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog, che non so se sarà un vlog, se sarà un prossimo video normale. Ciao!